sono le 2 precise, ricominciamo il nostro corso. Bentornati. Riprendiamo oggi, dopo la pausa invernale, la nostra lettura del Paradiso. Come sapete, dobbiamo leggere il canto quindicesimo, quindi il primo tra quelli cosiddetti i canti di cacciaguida, che sono il bel mezzo del Paradiso. Come al solito, diciamo, lo chiarisco nel caso ci dovessero essere persone nuove. La nostra modalità tradizionale consiste nel leggere l'intero canto tutto di seguito all'inizio di ogni lezione, senza alcuna pretesa di comprensione cabale, ma giusto per sentire la musica di Dante. Poi riprendiamo da capo per spiegare ogni verso e alla fine rileggiamo tutto da capo. Faremo una pausa come siamo soliti fare da quando abbiamo preso questa modalità virtuale che insomma rende un po' difficile la partecipazione vostra. Più o meno a metà di canto, di 5 minuti, durante i quali vi chiedo di inviarmi i vostri commenti o dubbi sulla chat, così prima di intraprendere la lettura della seconda parte del canto, rispondiamo a questi dubbi. Vedo che c'è qualcuno che scrive sulla chat. Allora, la persona che parla sono io, Claudia Fernandez. Benvenuta allora. Allora, visto che effettivamente c'è gente nuova, un'altra cosa che magari è da dire è che è indispensabile per capire qualcosa avere il testo di Dante davanti. Quindi se qualcuno di voi non avesse il libro, può scaricare o aprire su un altro schermo il canto quindicesimo del Paradiso. Potete prenderlo, per esempio, adesso vi scrivo sulla chat. Un testo affidabile è quello che risulta sulla pagina, scrivo, scusate, ho appena inviato, diciamo, il sito della Società Dantesca Italiana, dove potete vedere tutte le opere di Dante nella loro versione, diciamo, più accettata. Allora, cominciamo, leggiamo il canto quindicesimo e poi spieghiamo. Benigna volontade in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua, silenzio pose a quella dolce lira e fece quietar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. Come saranno a giusti preghi sorde quelle sostanze che per darmi voglia ch'io le pregassi a tacer fu concorde? Bene è che senza termine si doglia chi per amor di cosa che non duri eternalmente quello amor si spoglia. Quale per li seren tranquilli e puri discorre ad or subito foco, muovendo gli occhi che stavan sicuri e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte onde essa accende nulla sem perde ed esso dura poco, tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce corse un astro della costellazione che lì risplende. Ne si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse che parve foco dietro ad alabastro. Sì pia l'ombra d'anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s'accorse. O sanguis meus, o superinfusa grazia dei, sì cu tibi cui bisun quancelli iano a reclusa. Così quel lume, ond'io m'attesi a lui. Poscia rivolse alla mia donna il viso e quinci e quindi stupefatto fui, che dentro agli occhi suoi ardeva un riso tal ch'io pensai coi miei toccarlo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Indi a udire e a veder giocondo
Giunse lo spirito al suo principio, cose che io non l'intesi, si parlò profondo. Né per elezioni mi si nascose, ma per necessità, che il suo concetto al segno di mortal si soprapuose. E quando l'arco dell'ardente affetto fu sì sfogato che il parlar discesi in ver lo segno del nostro intelletto, la prima cosa che per me s'intese, benedetto sia tu, fu trino e uno, che nel mio seme sei tanto cortese. E seguì, grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume d'u non si muta mai bianco né bruno, solvuto ai figlio dentro a questo lume in ch'io ti parlo, mercè di colei che all'alto volo ti vestì le piume. Tu credi che a me tuo pensier mei da quel che primo, così come rai ad alun se si conosce il 5 e il 6? E però ch'io mi sia e per ch'io paia più gaudioso a te, non mi dimandi che alcun altro in questa turba gaia. Tu credi il vero, che i minori e grandi di questa vita miran nello spegno in che prima che pensi il pensier pandi. Ma perché il sacro amore in ch'io veglio con perpetua vista e che m'asseta di dolce disiar s'adempia meglio, la voce tua sicura, balda e lieta, suoni la volontà, suoni il disio, a che la mia risposta è già decreta. Io mi volsi a Beatrice, quell'udio pria ch'io parlassi, e arisemi un cenno che fece crescer l'ali al moler mio. Poi cominciai così. L'affetto e il senno, come la prima qualità v'apparse, d'un peso per ciascun di voi si fenno, però che il sol che v'allumò e arse, col caldo e con la luce è sì uguali che tutti simiglianze sono scarse. Ma voglia e argomento nei mortali, per la cagion che a voi è manifesta, diversamente son pennuti in ali. Ond'io che son mortal, mi sento in questa disuguaglianza e però non ringrazio se non col cuore alla paterna festa. Ben supplico io a te, vivo topazio, che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio. Offronda mia, in che io compiacemmi pur aspettando, io fui la tua radice. Cotal principio rispondendo femmi. Poscia mi disse, quel da cui si dice tua cognazione e che cent'anni e più girato il monte in la prima cornice, mio figlio fue tuo bisavol fue. Ben si convien che la lunga fatica tu gli raccorci con l'opere tue. Fiorenza, dentro dalla cerchia antica, ond'ella toglie ancora terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, non gonne pontigiate, non cintura che fosse a veder più che la persona. Non faceva, nascendo ancor paura, la figlia al padre, che il tempo e la dote non fu gen quince, quindi la misura. Non avea case di famiglie vuote, non v'era giunto ancor sardana palo a mostrar ciò che in camera si puote. Non era vinto ancora Montemalo dal vostro cellatoio, che com'è vinto nel montar su, così sarà nel calo. Bellincio Umberti, vidio andar cinto di cuoio ed osso e venir dallo specchio la donna sua senza il viso dipinto. E vidi quei dinerli, quel del vecchio, esser contenti alla pelle scoperta e le sue donne al fuso e al pennecchio. O fortunate, ciascuna era certa della sua sepoltura e ancor nulla era per Francia nel letto diserta. L'una vegliava studio della culla e consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. L'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia di Troiani, di Fiesoli e di Roma. Saria tenuta allor tal maraviglia una cianghella, un lapo salterello, con
qualor saria cincinnato e Cornelia. A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, Maria mi die, chiamata in alte grida, e nell'antico nostro battisteo insieme fui cristiano e cacciaguida. Moronto fu mio frate d'Eliseo, mia donna venne a me di Val di Pado e quindi il soprannome tuo si feo. Poi seguitai lo imperador Currado, ed elmi cinse della sua milizia, tanto per bene ovrarmi venne in grado. Dietro gli andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa per colpa di pastor vostra giustizia. Quivi fui io da quella gente turpa, disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor voltare me deturpa, e venni dal martiro a questa pace. Allora, rinfreschiamo un po' la vostra memoria, visto che abbiamo avuto un mese di pausa. Ricorderete che Dante, guidato dalla solita sua Beatrice, è salito al cielo di Marte, quello dove incontrerà gli spiriti dei combattenti per la fede, che come luci, come siamo ormai abituati fin dal secondo cielo, le anime si dispongono in modo da formare una croce tutta fatta da luci, appunto, che si muovevano dentro le braccia della croce, come aveva detto Dante con una immagine stupenda nel canto quattordicesimo. Il pulviscolo che in una lista di luce si muove quando chiudiamo una stanza per renderla oscura. E quindi il personaggio che apparirà in questo canto, il cui episodio è, diciamo, tra i più lunghi di tutta la commedia, è un episodio eccezionale per l'importanza che avrà nella definizione del destino e dell'identità del Dante pellegrino. È appunto una di queste luci che formano la croce che si, diciamo, può divisare dentro il pianeta rosso Marte. Quindi, le anime stavano danzando e cantando e ora, all'inizio appunto di questo canto, tacciono, Dante dirà, a causa della benigna volontà che deriva dall'amore dritto, che chiaramente muove queste anime a tacere per soddisfare i bisogni del Dante pellegrino. Quindi inizia il canto appunto: benigna volontade in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua, silenzio puose a quella dolce lira e fece quietar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. Quindi la buona volontà, la volontà di fare il bene, in cui decanta sempre l'amore che spira drittamente, quindi l'amore è il soggetto, così come la cupidigia fa, cioè si decanta dalla iniqua, e quindi c'è fin dall'inizio del canto, ed è significativo in mezzo del paradiso, un contrasto tra la cupidigia del mondo e diciamo, la volontà del tutto sana, caritatevole delle anime del paradiso, dal cui contrasto vedremo emergeranno diverse parti di questo lungo episodio che comprende questo canto e i due successivi. Allora, la benigna volontà è il soggetto di verso 4.
silenzio puose, ciò puose silenzio a quella dolce lira. La metafora è il coro delle anime che stanno cantando, che tacciono, appunto seguendo la buona volontà di soddisfare Dante, e fece quietare, cioè smettere anche di danzare, le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. Una stupenda metafora per Dio, visto come un musicista che suona, insomma, lo strumento che sarebbero tutte le anime dei cieli. E quindi tacciono le anime e il Dante poeta interrompe la narrazione per esclamare: due cose interessanti e anche, diciamo, rilevanti dal punto di vista dogmatico, che evidentemente ricordano il momento in cui sta narrando questo episodio. La prima esclamazione, che occupa la terzina dei versi 7 a 9, è una domanda retorica che riguarda la validità dei suffragi. Ricorderete questo dibattito cui abbiamo accennato più volte durante la lettura del Purgatorio, e cioè sulla, appunto, efficacia che potevano avere le preghiere dei vivi nel poter accelerare la salita del Purgatorio da parte delle anime salvate penitenti. E Dante, evidentemente, ricordando questa pausa che fanno le anime nel canto per soddisfare i suoi bisogni di pellegrino, riflette appunto sulla impossibilità che queste anime, che sono state così gentili nei suoi confronti, siano sorde alle preghiere. E infatti lo dice così: come saranno a giusti preghi sorde quelle sostanze? Cioè, come si potrebbe concepire che quelle sostanze, cioè quelle anime, siano sorde alle preghiere giuste, quelle anime che per incoraggiarmi a pregarle, cioè per darmi voglia che io le pregassi, cioè che io domandassi loro di che cosa avevo bisogno, furono concordi a tacere, quindi tacquero allo stesso tempo? Cioè, è chiaramente una domanda retorica che, diciamo, vuol dire è impossibile che le anime non sentano le preghiere di noi vivi, visto che hanno addirittura interrotto il loro canto affinché io potessi domandare. E immediatamente la seconda terzina a cui accennavo prima, è una, diciamo, una conferma del Dante Pellegrino, che è stato testimone della bellezza del paradiso, della giustizia, della punizione di coloro che volontariamente rinunciano a quell'eternità gloriosa. Lo dice così al verso 10: bene è, cioè è giusto, che senza termine si doglia, cioè che soffre eternamente. Chiaramente sta parlando dei dannati dell'inferno, chi, cioè coloro che per amor di cosa che non duri eternalmente, cioè per amore, per l'attrazione di qualcosa di non durevole, quello amor si spoglia, cioè si, diciamo, fa a meno di quell'amore. Qui Dante si sta, diciamo, iscrivendo, come vi dicevo, in una discussione teologica, rilevanti, circa l'apparente ingiustizia che un fatto singolo accaduto nel tempo dei vivi, per esempio, insomma, il peccato di Francesco e Paolo, o insomma di Pier della Vigna, di Brunetto Latini, meriti invece una punizione eterna. Cioè, ci sarebbe un'apparente incongruenza tra la rigorosità divina che dà una punizione eterna agli umani che hanno agito invece attraverso un'azione limitata nel tempo.
E qui Dante, diciamo, conferma la visione di chi afferma che la punizione eterna si corrisponde con la rinuncia all'eterno che ha implicato l'amore per le cose che non durano, che è quello che appunto ha generato il peccato. E adesso, dopo questa interruzione, al verso 13, Dante riprende la narrazione attraverso una serie di similitudini che mirano a rendere immaginabili a noi come un'anima, una delle luci che conformano questa croce, si sposta da una, diciamo, da uno dei bracci della croce in centro e poi scende per avvicinarsi a lui. E quindi la similitudine che ha delle similitudini dentro inizia al verso 13, il primo suo termine arriva fino al 18 e poi inizia appunto a riferirsi letteralmente a questo movimento della luce. Quale per gli seren tranquilli e puri discorre ad or subito foco, muovendo gli occhi che stavan sicuri, e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte onde s'accende nulla sem perde ed esso dura poco, cioè come, riprendo per parafrasare il verso 13, come nei giorni in cui, nelle notti in cui il cielo è sereno e puro, ogni tanto c'è una stella cadente, cioè ogni tanto appare un fuoco subito che fa muovere gli occhi di qualcuno che sta guardando il cielo, eh? Che prima erano sicuri, cioè che prima erano fermi a guardare tutto il firmamento, che invece vengono attratti appunto da questa stella cadente. E sembra al verso 16 una stella che cambi posto, che tramuti loco, se non che dalla parte dove si accendeva prima non si perde nulla ed esso dura poco. Ecco diciamo, la descrizione del movimento subito e veloce della stella cadente. Così, nello stesso modo, al verso 19, tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce, corse un astro della costellazione che lì risplende. Cioè, nello stesso modo in cui si muove, insomma, una stella cadente, così dal corno destro della croce, un astro, cioè una delle luci, corse. E scese ai piedi della croce. Ora, nei versi che seguono, tra il 22 e il 24, Dante chiarisce che quest'anima, questa luce che si mosse per arrivare ai piedi della croce, anziché, diciamo, accorciare il tragitto facendo, diciamo, una diagonale, fece prima, diciamo, la lista orizzontale arrivò al centro e poi scese. E lo dice così al verso 22. Né si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse che parve foco dietro ad alabastro. Cioè, la gemma, detto metaforicamente per la luce che si muove, non si allontanò, non si deviò dal suo nastro, cioè dal braccio della croce, detto attraverso una metafora che richiama questi gioielli antichi in cui un nastro di velluto aveva una pietra preziosa che scorreva, vero? Allora, si sta riferendo chiaramente a quest'anima che Dante vede come una luce che segue senza spostarsi la direzione di questo braccio orizzontale, e quindi trascorse, cioè fece la sua strada attraverso la lista radiale, il raggio della croce, sembrando una nuova immagine, il verso 24, un fuoco dietro ad alabastro. L'alabastro è un marmo semitrasparente dietro il quale le luci delle lampade si vedevano
attenuate, diciamo, dalla luminosità generale, perché quello che Dante vuole rendere è come lui, in mezzo a questa croce che è tutta luminosa, lui vede che una luce si sposta per scendere a parlare con lui. E al verso 25, il Dante poeta, che chiaramente, essendo già tornato dal viaggio e a conoscenza dell'identità dell'anima di cui il Dante pellegrino ancora è ignaro, fa una similitudine che è molto significativa per capire la portata proprio identitaria che ha questo episodio che sta per narrare. Al verso 25: si pia l'ombra d'anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s'accorse. Ecco, chiaramente il riferimento è al libro sesto dell'Eneide, quello, diciamo così, ricco di citazioni, di, insomma, serbatoio così ricco cui attinge Dante tante volte, soprattutto nell'Inferno, ma in questo caso si riferisce specificamente all'incontro tra Enea e Anchise, e il padre che è negli Elisei, nell'Averno virgiliano. Allora Dante dice che quest'anima si avvicinò a lui con la stessa pietà, con la stessa gentilezza con cui si porse, cioè si offrì Anchise al figlio. C'è questo inciso, no? Se Virgilio, la nostra maggior musa, merita fede, come di fatti merita, quando si accorse della presenza del figlio nell'Eliso, cioè nei campi Elisei dell'Averno. Quindi, perché dicevo che è un paragone particolarmente significativo? Perché in quell'incontro tra Anchise ed Enea, Enea verrà a sapere qual è la sua missione, perché gli è stato dato di sopravvivere alla sua città, a Troia, e che cosa sarebbe, diciamo, derivato dalle sue vicende, molte delle quali dolorose, finché sarebbe arrivato a sconfiggere tutti i popoli del Lazio per, diciamo, creare le condizioni della successiva Roma e del successivo papato. Quest'ultima parte la dico dalla visione di Dante, vero? Fino a Roma siamo d'accordo con Virgilio, che come voi sapete scrive l'Eneide in parte come celebrazione dell'impero d'Augusto, che appunto viene profetizzato proprio dall'incontro tra Anchise ed Enea. E quindi da questo, diciamo, da questa condizione dell'incontro tra Anchise ed Enea, noi capiamo che l'incontro tra quest'anima che è appena scesa dalla croce per parlare con Dante e Dante deriverà da parte di Dante la consapevolezza di quale sia il suo destino. E infatti Dante si sta mettendo, attraverso questa similitudine, nei panni di Enea. Lo stesso Enea che ricorderete nel secondo canto dell'Inferno, nella prima crisi che Dante ebbe, nella quale, diciamo, durante la quale non si sentiva diciamo, degno di inseguire Virgilio nel viaggio che gli aveva proposto nell'aldilà, aveva detto: io non sono Enea né sono Paolo, perché mi è dato appunto di fare questo viaggio? Ed effettivamente dopo questo ricordo, diciamo, elittico di Enea attraverso il ricordo di Anchise, arriva nella terzina successiva una allusione chiarissima a Paolo. Al verso 28, appunto, quest'anima che è appena scesa, questa luce, in latino si rivolge a Dante, riprendendo
nel racconto, riprendendo nella realtà del racconto, dicendolo prima, anni dopo Dante dice che lui era come un figlio di quest'anima, no? Nella terzina precedente. Ma lui lo riceve appunto con parole citate letteralmente dall'Eneide, parole di Anchise: O sanguis meus, o superinfusa gratia Dei, sicut tibi cui bisumquam celi janua reclusa. Cioè, in latino lo riceve, o sangue mio, come appunto pronuncia Anchise nell'Eneide, o sovrabbondante grazia di Dio, chiaramente la grazia del tutto straordinaria che permette che Dante con il suo corpo ancora vivo stia percorrendo il paradiso, chi come a te a chi come a te si sono aperte due volte le porte dei cieli. L'esclamazione chiaramente ha come risposta a Paolo, che come ben sappiamo è l'altra, diciamo, l'altro precedente di Dante, esplicito, come dicevamo, fin dal secondo canto dell'Inferno. Quindi, se nel secondo dell'Inferno Dante era stato rassicurato da Virgilio sul fatto che il cielo aveva voluto questo suo viaggio e che quindi non era folle la sua andata come lui aveva temuto, qui attraverso questo episodio, che come dico è un arco di tre canti, Dante in qualche modo comproverà in che misura lui è come Enea e come Paolo. Perché appunto in entrambi i casi è derivata una conseguenza importantissima per la storia dell'umanità, dalla discesa di Enea nell'Averno, la profezia sul miracoloso momento dell'umanità che è per la visione di Dante l'impero di Augusto e per il ratto nel terzo cielo di San Paolo, la fortificazione della fede cristiana nel periodo delle persecuzioni. Quindi, in qualche modo, attraverso questo episodio di Cacciaguida, che occupa questi tre canti, 15, 16 e 17, Dante verrà a sapere qual è la sua missione analoga a quella di Enea e di Paolo, in virtù della quale gli è stato dato il viaggio nell'aldilà. Allora, Dante non sa ancora chi sia questo, però intanto l'ha chiamato sangue mio e quindi sta già avendo il sospetto che è un suo antenato. E allora Dante, diciamo, ha già spostato la vista seguendo questa luce e è sconvolto da questo ricevimento e al verso 31, così quel lume. Ond'io mi attesi a lui, cioè per cui io feci attenzione a lui, poscia rivolsi alla mia donna il viso e quinci e quindi stupefatto fui. Cioè dopo mi rivolsi a Beatrice. Cioè questo è un movimento abbastanza tipico di Dante, no? Che ogni volta che vede qualcosa che lo sorprende, guarda Beatrice come chiedendo, insomma, chiarimenti. Ma in questo episodio in particolare vedrete che è un movimento che si ripete più volte, cioè che Dante guarda Beatrice ogni volta prima di parlare con Cacciaguida. E questo è molto significativo e avremo probabilmente una possibile interpretazione di questa reiterata diciamo, attitudine di Dante nel diciassettesimo, perché il ruolo di Beatrice in questo episodio di Cacciaguida è veramente molto importante, cioè lo è, come voi sapete, in tutto il viaggio di Dante, ma in particolare in questo episodio che riunisce la vicenda più personale del Dante individuale, la presenza di Beatrice non viene mai dimenticata, diciamo che a noi lettori viene ricordato molto spesso quanto sia importante la mediazione di Beatrice tra Dante e questo suo antenato.
allora Dante rivolge la vista verso la sua donna e dice che Quinci e quindi, cioè così come quel lume l'aveva sconvolto, anche la bellezza di lei lo rende stupefatto. Perché, verso 34, che dentro agli occhi suoi ardeva un riso tal che io pensai coi miei toccar lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Cioè, già che dentro gli occhi di Beatrice c'era un tale sorriso che Dante dice che pensò di toccare con i suoi occhi il fondo della sua gloria, del suo paradiso. Ecco, questo è molto interessante perché intanto diciamo la accresciuta bellezza di Beatrice è giustificata dal fatto narrativo che Dante in questo nuovo cielo di Marte non l'aveva ancora guardata e quindi ora che si rivolge a lei questo nuovo cielo la vede più bella di quanto non l'abbia mai visto, secondo questa regola a cui ormai siamo abituati, che la bellezza di lei diciamo cresce man mano che si avvicina a Dio, perché effettivamente deriva da Dio, è in lei che, cioè la sua bellezza è la manifestazione visibile per Dante della bontà di Dio, insomma, cui si stanno avvicinando progressivamente. Ma questa sensazione che ha il Dante pellegrino di stare arrivando al fondo del suo proprio paradiso è molto significativo che lo dica qua, perché appunto in questo episodio di questo cielo Dante esaurirà tutti i dubbi che riguardano la sua personale condizione. Al di là del fatto che poi continuerà a salire chiaramente. Quindi questo episodio che cominciamo a leggere oggi e che, come vi dicevamo, finiremo di leggere tra 2 settimane, è l'episodio che più coinvolge individualmente il Dante individuale, il Dante biografico, diciamo, secondo il personaggio che lui stesso chiaramente ha creato. E allora al verso 37, indi a udire e a veder Giocondo, giunse lo spirito al suo principio cose che io non le intesi, si parlò profondo, né per elezion mi si nascose, ma per necessità che il suo concetto al segno di mortal si soprappuose. Allora, quello spirito quindi, dopo che Dante ha guardato Beatrice, quello spirito che rendeva felici vedere e udire, cominciò a dire cose con un grado di profondità in una lingua tale che io non lo intesi, dice Dante, che io non sono riuscito a capirlo. E non fu che lui elesse di nascondersi a me, cioè non lo fece per elezione, che parlò difficile, scegliendo di estromettere Dante dalla possibilità di capirlo, ma per necessità, già che il suo concetto superava di molto il limite di noi mortali. Quindi quest'anima, prima di cominciare a fare il suo discorso, che sarà lunghissimo, parla in una lingua, diciamo, inaccessibile a Dante. Certo, come voi potete immaginare, moltissimi studiosi si sono chiesti, hanno avanzato delle ipotesi sul possibile contenuto di questo discorso di quest'anima che Dante non riuscì a capire. Qualcuno, diciamo, appoggiandosi su una somiglianza molto vicina tra un passaggio di Sant'Anselmo d'Aosta e questo, dove lui dice res per sé fuit occulta, non studi occultata, cioè la cosa, diciamo, si occulta di per sé e non per uno sforzo che da parte di qualcuno di essere occultata, Sant'Anselmo si riferisce alla redenzione dell'uomo.
e quindi secondo alcuni a questo si sarà riferito Cacciaguida senza che Dante abbia potuto cogliere il significato di questo profondissimo concetto. Ma non lo sapremo mai. Il certo è che immediatamente quest'anima fa uno sforzo per parlare nella lingua che Dante può capire. Al verso 43, e quando l'arco dell'ardente affetto fu sì sfogato che il parlar discesi in ver lo segno del nostro intelletto, la prima cosa che per me si intese, benedetto sia tu, fu trino e uno, che nel mio seme sei tanto cortese. Allora Dante dice, il Dante scrittore, che quando si sfogò, una volta che si fu sfogato l'arco dell'affetto ardente, cioè questo personaggio per un affetto molto, diciamo, eccessivo, non aveva potuto parlare nella lingua in cui Dante l'avrebbe capito, ma una volta che si fu sfogato e quindi che la parlata di quest'anima discese sotto il limite del nostro intelletto umano e quindi cominciò a dire cose comprensibili a noi, la prima cosa che udì, dice Dante, fu una, diciamo, un ringraziamento alla Trinità per il fatto di essere stato così generoso nei confronti di un discendente di quest'anima. Cioè, benedetto sia tu, chiaramente l'anima lo dice a Dio, trino e uno, che in un mio seme, e qui diciamo sta presentando per la prima volta una metafora che sarà diciamo esplicata più avanti, quella secondo cui quest'anima è la radice di un albero di cui Dante è il seme. E allora dice, nel mio seme sei tanto cortese. E cioè avendo permesso che visitasse da vivo il mondo dei morti. Questa parola cortese è anch'essa interessante, appunto nel secondo canto dell'Inferno, cui accennavamo prima per via della presenza di Enea e di Paolo, Dante aveva detto, aveva attribuito questo essere cortese a Dio nei confronti di Enea, cioè chiunque capisce che se Dio gli fu così cortese da permettergli di andare col corpo nell'Averno, era perché dalla sua andata sarebbe derivata Roma come capitale dell'impero e del papato. Poi anche nel Purgatorio sedicesimo, nel canto di Marco Lombardo, ci si riferisce alla cortesia come un'abitudine appunto che in qualche modo avvicina gli uomini di un mondo ordinato a Dio stesso. Non è casuale che questa parola, questo aggettivo cortese che deriva da corte, come voi sapete, sia presente inizialmente in riferimento di Dio stesso da un'anima che rimpiangerà, come vedremo più avanti nel canto, una cortesia che c'era nel suo mondo fiorentino e che ora non c'è più, e che è una cortesia legata appunto a un mondo che rispettava ancora le gerarchie dipendenti dall'impero che poi, come voi sapete, Dante considera recentemente disfattosi. Allora, al verso 49 continua a parlare quest'anima. Al verso 49, seguì grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume du non si muta mai bianco né bruno, solvuto hai figlio dentro a questo lume in ch'io ti parlo, mercé di colei che all'alto volo ti vestì le piume. Allora, quest'anima qui, diciamo, dichiara che
Dante gli sta con la sua venuta solvendo, cioè annientando, una fame, cioè un digiuno grato, questo è un ossimoro che noi umani non possiamo capire, no? Perché siamo abituati a che il digiuno implichi la mancanza di qualcosa che anereremmo avere. Invece in paradiso il digiuno può essere grato, che dice quest'anima, ho tratto leggendo del maglio volume un non si muta mai bianco né bruno, cioè leggendo in Dio, detto attraverso la metafora di un libro dove non si aggiunge né si cancella più una lettera. E quindi dove si legge anche il futuro, cioè l'idea è che quest'anima, una volta che arrivò in paradiso e vide in Dio tutti i tempi, seppe che Dante, diciamo, sarebbe arrivato nella Pasqua del 1300 e da quel momento ha covato un grato digiuno, cioè un'attesa dolce di questo suo discendente che sarebbe venuto a trovarlo in paradiso. E quindi dice, dentro questo lume, dentro questa luce dalla quale io ti sto parlando, tu hai risolto questo grato digiuno che ho della tua presenza fin da quando sono arrivato in paradiso e me l'hai solvuto grazie a Beatrice, cioè grazie a colei che ti vestì le piume a questo volo alto, cioè che ti rese capace di intraprendere il volo nei cieli. Questa quest'idea del grato digiuno è molto interessante, apparirà di nuovo, diciamo, più avanti. Dico che è interessante perché ricorda da vicino un passo dei tre Vangeli sinottici in cui Dio, diciamo, dice a Cristo che anche lui si è compiaciuto in lui. Poi vedremo che quest'anima userà esattamente la stessa parola, compiacersi. E allora, dopo avergli detto, io lo sapevo da quando ero qui che tu saresti venuto, ti stavo aspettando, in qualche modo queste terzine giustificano l'ardore esorbitante nel quale lui si era sfogato in una lingua che Dante non poteva capire. E poi continua e questa parte. Siccome è un po' lunga e complessa, vi anticipo un po' qual è il senso globale dei versi che vanno dal 55 al 69. Quello che sinteticamente dirà quest'anima è: tu finora non, diciamo, non mi hai domandato niente perché sai che io vedo in Dio quello che tu vuoi sapere, il che ormai, lo sappiamo benissimo che capita a tutte le anime del paradiso. Ed è vero, io lo vedo, e tuttavia è importante che tu dica con la tua voce sicura e fiduciosa quello che tu vuoi sapere. Io comunque ho già la risposta pronta. Questo è il senso globale. Adesso leggiamo come lo dice Dante, al verso 55. Tu credi che a me tuo pensier mei da quel che è primo, così come Raia dall'un se si conosce il 5 e il 6. Cioè tu credi, e poi si dirà, è vero quello che tu credi, che il tuo pensiero si travasi in me da quello che è primo pensiero, cioè Dio. Così come irradia dall'unità, se la si conosce, la molteplicità, cioè dall'uno come derivano il 5 e il 6. E perciò, verso 58, e però chi io mi sia e perché io paia più gaudioso a te, non mi domandi che alcuno altro in questa turba Gaia,
Cioè, perciò, perché credi che io lo sappia già, non mi domandi sulla mia identità, chi sia io, e perché io appaia più festoso nel riceverti rispetto a tutti gli altri di questo gioioso gruppo di anime, non me lo domandi perché credi che io lo sappia già. Si capisce, no? Cioè, quest'anima sta dicendo. Tu credi che io, come tutte le anime del paradiso, veda in Dio quello che tu vuoi, perciò non mi stai domandando ad alta voce sulla mia identità e perché solo io mi avvicinai a te dalla croce. E conferma il verso 61, tu credi il vero che i minori e grandi di questa vita mirano nello specchio in che prima che pensi il pensier pandi. Cioè, infatti è vero, tu credi una verità, giacché tutte le anime di questa vita gioiosa del paradiso, i minori e i grandi, cioè quelli che godono di diversi gradi di beatitudine, che quindi Dante sta vedendo distribuiti in diversi cieli, contemplano lo specchio in cui prima ancora che tu pensi, dice quest'anima a Dante, il pensiero si dispiega. Cioè, l'idea è che ogni cosa che pensa ogni creatura prima è in Dio, ancora prima che arrivi alla creatura questo pensiero. Allora gli ha detto, è vero, io lo so come tutti gli altri di questo paradiso lo sanno, ma ora gli dirà perché è bene che Dante eccezionalmente in questa situazione parli. Al verso 64, ma perché il sacro amore in chi io veglio con perpetua vista e che m'asseta di dolce disiar s'adempia meglio, la voce tua sicura, balda e lieta, suoni la volontà, suoni il disio, a che la mia risposta è già decreta. Allora, ma affinché l'amore sacro di Dio, nel quale io vigilo, cioè veglio, con una visione perpetua e che mi dà sempre sete di dolce desiderio, di nuovo questo ossimoro, analogo al grato digiuno, vero? Il fatto che la sete sia dolce, cioè sia un desiderio che, a differenza dei desideri di noi umani in terra, è sempre soddisfatto e ciò nonostante il desiderio persista. Questa è appunto una delle cose che noi mortali non possiamo capire della condizione del paradiso, e cioè come persiste l'ardore di carità delle tre virtù teologali, come voi sapete, la carità è la sola che persiste nel paradiso, nonostante si abbia il desiderio del tutto colmato, appagato. Allora sta dicendo questa luce affinché l'amore di Dio, che mi fa desiderarlo dolcemente, si adempia meglio, cioè si adegui in un modo più perfetto al tuo desiderio, la tua voce con sicurezza, fiducia e allegria suoni la volontà, suoni il disio, cioè esprima con la voce il desiderio di sapere, al quale la mia risposta è già decretata. Cioè, sta dicendo, io so già che cosa stai per domandare, ma è bene che tu lo dica ad alta voce. Questo interessante capiterà di nuovo nel canto 17esimo, perché sembra una preparazione che quest'anima voglia offrire a Dante affinché quando tornerà al mondo e dovrà affrontare le condizioni difficilissime dell'esilio, Dante si sia già in qualche modo allenato a esprimere i suoi bisogni e desideri. Questo si capirà meglio tra 2 settimane quando leggeremo il canto 17.
Allora Dante, di nuovo, vi ricordate, abbiamo già notato come vedendo questa luce che era scesa, Dante si era rivolto a Beatrice, poi nelle parole stesse di questo personaggio è stato esplicitato che è grazie a lei che lui si vestì il desiderio di queste ali che gli hanno permesso l'alto volo. Qui di nuovo al verso 70. Davanti all'invito di quest'anima di parlare ad alta voce, Dante si rivolge di nuovo a Beatrice. Io mi volsi a Beatrice e quella udì pria che io parlassi e arisemi un cenno che fecer crescer l'ali al voler mio. Cioè, lei mi udì prima che io parlassi, dice Dante. Quindi Dante sì, chiaramente si era rivolto come dire posso parlare? E gli sorride in un modo che a Dante crescono le ali del desiderio. E allora al verso 73 Dante pronuncia queste parole abbastanza complicate, cioè prima di domandare quello che vuole sapere, che è chi sei e perché mi hai ricevuto così gioiosamente, Dante avrebbe voluto, come personaggio, ringraziare questa festa paterna che lui gli ha procurato. E però sente di non avere le parole sufficienti per dire questa gratitudine che sta provando. E allora la prima cosa che dirà è: noi umani non siamo come voi, che avete amore e intelletto della stessa misura, quindi avete tutti i mezzi per esprimere tutto quello che sentite. Noi, in realtà, spesso, dice Dante, proviamo cose, quindi abbiamo sentimenti per esprimere i quali non abbiamo parole sufficienti. E siccome quella è la mia condizione, vi prego di leggere nel mio cuore la gratitudine che ho per questo vostro ricevimento. Questa è la cosa che dirà ora Dante e poi si domanderà sull'identità di quest'anima. E allora al verso 73, poi cominciai così: l'affetto il senno, come la prima qualità v'apparse, d'un peso per ciascun di voi si fenno. Però che il sol che va all'umo e arse, col caldo e con la luce, e sì uguali che tutte simiglianze sono scarse. Allora Dante sta dicendo: l'affetto, cioè i sentimenti, e il senno, la capacità intellettuale, non appena apparve davanti a voi la prima qualità, cioè Dio, si fecero di un solo peso per ognuno di voi, cioè diventarono uguali. L'affetto è la ragione in voi una volta che avete visto Dio. Perciò che, verso 76, perché il sole che vi illuminò e vi fece ardere, cioè Dio, vi illuminò e vi arse con calore che sarebbe l'amore e la luce che sarebbe l'intelletto, è così uguali che tutte le altre somiglianze sono scarse, cioè sono le cose più uguali nell'universo, l'amore e l'intelletto di Dio che si espande nelle anime che lo contemplano. Ma ora dirà della sua incapacità di esprimere la sua gratitudine al verso 79. Ma voglia e argomento nei mortali, per la cagion che a voi è manifesta, diversamente son pennudinali. Cioè, ma il desiderio e lo strumento razionale per esprimerlo in noi mortali, per la causa che voi perfettamente conoscete, cioè a causa del peccato originale che creò questo squilibrio tra le facoltà affettive e intellettuali degli umani, sono pennuti diversamente in ali, cioè hanno capacità di volo diverse. Verso 82, un Dio, che sono mortal, mi sento in questa disuguaglianza e però non ringrazio se non col cuore alla paterna festa, per cui io, che sono mortale,
mi sento in questa disparità tra sentimenti e capacità razionale di esprimerli. Notate in che modo magistrale, come al solito, il Dante poeta mette un'inarcatura, un enjambement tra questa e disuguaglianza, che in qualche modo fa sentire l'impossibilità di dire che ha anche lo stesso Dante. E perciò ringrazio la paterna festa di cui mi avete fatto onore solo col cuore, cioè non oso dirlo a parole. Ma, al verso 85, ben supplico io a te, vivo topazio che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio. Quindi, cioè, non ringrazio se non col cuore, perché non ho parole per dirlo, ma quello che faccio è supplicarti, o cioè Dante si serve di un'analogia, come se quest'anima che lui vede come una luce sia una pietra preziosa, un topazio, che il gioiello, che è la croce che è in Marte, ingemmi, cioè abbellisci con la gemma. Io ti prego che tu mi sazi del tuo nome, cioè che tu mi dica qual è il tuo nome. La solita domanda di Dante in tutto il viaggio sull'identità delle anime. Allora, io direi di fare la pausa adesso, lasciare in sospeso, insomma, questa domanda di Dante, perché poi inizia una risposta che è davvero molto lunga e articolata. Come al solito facciamo 5 minuti. Vi prego. Grazie, grazie, scusate. stavo dicendo che leggevo una domanda interessante che c'è sulla chat, che dice: è molto importante per Dante stesso esprimersi in parole, sebbene tutte le anime sappiano già quello che lui pensa. Allora, certo, questa è una domanda, diciamo, più generale. Ci sono in particolare due momenti nel poema in cui questa cosa capita. La prima è nel paradiso terrestre. Ricordate che Beatrice diciamo spinge Dante a confessare diciamo le sue colpe, e anche lì esplicita, un po' come qui ha fatto Cacciaguida, che né lei né gli angeli verranno a sapere più della condizione di Dante perché lui parli. Ma in quel momento Beatrice si serve di una metafora, dice che nella nostra corte, cioè nel cielo, a differenza della corte di giustizia dei mortali, il coltello, diciamo, della giustizia va indietro, quindi perde filo, diciamo, davanti alla confessione. E quindi in quel caso, diciamo, esplicito che la confessione rende Dante in condizioni, appunto, di salire alle stelle, perché, come abbiamo detto quando abbiamo letto quei canti, chiaramente, a differenza delle altre anime che arrivano all'Eden in condizioni di purezza, Dante non ha mai confessato i suoi peccati. E quindi è chiaro che lì, diciamo, Dante si favorisce di questa confessione, come del resto, diciamo, tradizionalmente si sa che la confessione ha un valore importante, cioè che il suono proprio della parola ha un potere, diciamo, terapeutico che va al di là del pensiero interno, vero? Che qualcuno possa avere dei propri misfatti. In questo caso, come poi si confermerà nel canto 17, questo che quest'anima dice è esplicitamente: affinché l'amore di carità che mi muove a parlare si adempia meglio ai tuoi bisogni. Cioè c'è un'idea secondo cui nella parola orale di Dante ci saranno diciamo elementi che permettono che gli altri soddisfacciano meglio i suoi bisogni. Questo, vi dicevo, sarà ripreso nel canto 17, lì sarà esplicito, cioè tu di la tua sete affinché l'uomo, cioè l'uomo in senso
diciamo, impersonale, diciamo, si prepari per versarti il vino o l'acqua per la tua sete. Questo sarà nel canto 17°, cioè è l'idea che quando Dante tornerà al mondo, siccome, come ormai sa, gli verrà chiarito con dettagli nel canto 17, l'attende l'esilio, nell'esilio lui per la prima volta dovrà affrontare questa situazione di debolezza, di bisogno degli altri, per cui è bene che cominci ad abituarsi a dire quello di cui ha bisogno, perché sebbene nel paradiso le anime lo sanno prima che lui parli, chiaramente nel mondo non è così. E quindi c'è l'idea che il viaggio nell'aldilà, oltre alle tante funzioni, come sappiamo, di ricerca della libertà e della virtù, diciamo della salvezza, ha anche, nel caso specifico di Dante, quello di prepararlo a quello che l'attende quando tornerà al mondo, in modo che Dante possa affrontare l'esilio con maggiori forze e migliori strategie per non soffrirne troppo. E questo del parlare in questo episodio sembra specificamente legato a questo bisogno che ne avrà Dante, e che come pellegrino non conosce ancora nel mondo, perché mentre è a Firenze non dipende da nessuno. Non so se è stato chiaro. Poi Grazie. chiaramente, prego, non so nemmeno chi era che l'aveva chiesto. Vabbè, ci siamo un po' rassegnati a lavorare così. Speriamo in un futuro di vederci come Dio comanda, con i nostri corpi nella bellissima sala dell'istituto. Allora, riprendiamo dal verso 88. Dante ha appena chiesto a quest'anima chi sia, e qui inizia la lunga risposta di questo personaggio, che è quello del paradiso che più a lungo parla. O fronda mia, in ch'io compiacemmi pur aspettando, io fui la tua radice. Dal principio rispondendo femmini. Bellissima dichiarazione di paternità, tra virgolette, no? Perché prima l'aveva chiamato, filius meus sangue, e poi gli dirà figlio più volte, ma qui attraverso questa metafora dell'albero che era apparsa molto velocemente attraverso la parola seme. Questo personaggio lo chiama fronda, cioè rami, foglie, nella quale io mi compiacqui. Vi dicevo, questo è quello che ricorda il compiacersi di Dio in Gesù, anche nell'attesa, cioè godevo anche della tua presenza prima ancora che tu arrivassi, io fui la tua radice. E quindi così cominciò la sua risposta, e poi aggiunge quest'anima al verso 91: Poscia mi disse, quel da cui si dice tua cognazione, che 100 anni e più è girato il monte nella prima cornice, mio figlio fu e tuo visabol fue. Ben si convien che la lunga fatica tu gli raccorci con l'opere tue. Cioè, per indicare qual è il legame di sangue che diciamo, lega appunto quest'anima con Dante, lui dice: quello da cui si prende il tuo cognome, Alighieri, e che da più di 100 anni sta girando il purgatorio nella cornice dei superbi, fu mio figlio e il tuo bisavolo. Sarebbe bene che tu, con le tue opere e le tue preghiere, gli raccorciassi la lunga fatica appunto della penitenza. È interessante che poi ci saranno altri cenni ad altri parenti che sono nella catena, diciamo, genealogica di Dante, di cui non sappiamo praticamente nulla, ma è interessante che la prima
menzione che c'è a uno di questi personaggi, al bisavolo di Dante, figlio di questo cacciaguida, sia di uno che sta purgando la superbia nella stessa cornice dove Dante esplicitamente ha dichiarato che ci sarà per molto tempo. Quindi qui appare in qualche modo la superbia come una sorte di male di famiglia che ha caratterizzato gli Alighieri, che caratterizza Dante stesso, come noi sappiamo. E adesso al verso 97 inizia la parte più famosa e più bella del canto, una delle più belle di tutto il poema, a mio avviso, dove Cacciaguida, prima di dire il suo nome, che è quello che Dante ha domandato, fa una descrizione idillica della Firenze nella quale lui visse. È interessante, cioè la bellezza dei versi a volte fa dimenticare questa scelta del poeta, che non è che chiaramente la scelta del personaggio, di includere il proprio nome individuale in una situazione sociale. Perché avrebbe potuto dire mi chiamo così, vissi nella tale situazione. Invece il fatto che questo personaggio nomini se stesso solo dopo aver fatto questa descrizione di Firenze è indicativo della volontà del Dante poeta di sottolineare, come tante volte ha fatto a livello dottrinario, il bisogno indispensabile di una società sana e ordinata affinché gli individui possano realizzare tutte le sue potenziali facoltà e vivere una vita di virtù. Allora, al verso 97 inizia questa descrizione della Firenze antica, parla sempre questo trisavolo di Dante. Fiorenza dentro dalla cerchia antica, ond'ella toglie ancora terze nona, si stava in pace, sobria e pudica. Terzina bellissima, è piena di significati molto importanti. Intanto, la primissima cosa che dice quest'anima è: Firenze era piccola, cioè stavamo tutti dentro alla stessa cerchia di mura che aveva costruito Carlo Magno e che includeva, come ora vedremo, solo diciamo, gente che era sempre stata a Firenze. Questo contrasta con la Firenze di Dante, che invece stava costruendo la terza cerchia muraria e che aveva moltiplicato moltissimo la sua popolazione e l'aveva mescolata con gli inurbati che venivano dal contado. Allora, Firenze dentro questa prime mura, dentro la quale ancora toglie terze nona, cioè dentro la quale c'è ancora l'abbazia che attraverso le sue campanate, segnando le ore liturgiche, dà inizio e fine al lavoro degli umani. Questa immagine è molto importante perché chiaramente terze nona sono legate, come dicevo, a ore liturgiche, che in qualche modo sono le ore tradizionali che stavano essendo sovvertite dall'orario produttivo della borghesia. E quindi è un primissimo richiamo nostalgico non solo alla Firenze piccola, bensì anche alle abitudini tradizionali che il mondo mercantilistico sta sovvertendo. E ora sì, il chiarissimo predicato: si stava in pace, sobria e pudica. Cioè, intanto la parola pace, che poi chiuderà lo stesso canto, come ora vedremo, è fortemente indicativa del contrasto tra questa Firenze, dove nacque il trisavolo di Dante, quella dove a Dante è capitato di vivere, che è stata, vi ricordate, la prima volta che Firenze è stata allusa nel poema, nel Sesto dell'Inferno, era stata, diciamo,
nominata attraverso la perifrasi la città partita, cioè la città divisa dalle lotte intestine, quindi violenta, piena di guerre, sobria, chiaramente contrasta con l'ostentazione, diciamo che Dante tante volte, insomma, critica, e pudica, pura, virtuosa e non corrotta. È chiaramente un'immagine di Firenze del tutto opposta a quella che emergeva dai discorsi dei fiorentini dell'inferno, da Ciacco, da Brunetto Latini, come Firenze come culla di perversione, di invidia, avarizia, superbia. E infatti la veste polemica si rende esplicita subito dopo attraverso questa anafora, non, che chiaramente riguarda quello che si sta accadendo nel presente di questo dialogo. Non aveva catenella, non corona, non gonne contigiate, non cinture che fosse a vedere più che la persona, cioè non c'erano questi lussi, catenine, corone, gonne ricamate alla francese, cinture più appariscenti del corpo stesso delle persone, il che chiaramente dà a intendere che oggi è così, nell'oggi chiaramente del dialogo, no? Del 1300. Il lusso, l'ostentazione, la cafoneria, potremmo dire con parole odierne. E al verso 103, non faceva nascendo ancor paura la figlia al padre, che il tempo e la dote non fuggen quinci e quindi la misura, cioè ancora quando nasceva una figlia femmina il padre non si spaventava, già che il tempo, cioè l'età alla quale bisognava maritarla, che era sempre più giovane, e la dote, che era diventata una cosa impagabile, non fuggivano da una parte e dall'altra la misura, cioè il padre non era ancora arrivata questa regola della dotazione delle figlie femmine a un estremo che rendeva immorale dare la figlia molto giovane perché implicava una perdita secca per la famiglia. Questo è interessante perché sebbene tutto questo discorso molto bello sulla Firenze antica, che in qualche modo si va rimpicciolendo come se un satellite o un drone stesse scendendo per entrare prima dalle muraglie della città per poi entrare alla vita domestica, sebbene si riferisca alle famiglie in genere, c'è in tutto il discorso una presenza veramente privilegiata delle donne, come se fossero quelle che più in qualche modo soffrono le conseguenze di una vita di disordine, di violenza, di ingiustizia. Intanto questo della figlia femmina, ma poi vedremo che Dante entrerà, cioè Dante attraverso la voce di questo suo antenato, entrerà proprio a soffermarsi sulla vita domestica delle donne. Al verso 106, non aveva case di famiglia vote, non v'era giunto ancora Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si puote. Allora, le case di famiglia non erano vuote, cioè su questa osservazione ci sono diverse interpretazioni, secondo alcuni. Il fatto che le case oggi sì, nell'oggi di Dante, siano vuote si deve all'esilio che ha chiaramente danneggiato tante famiglie. Secondo altri, le case vuote si riferirebbero al lusso della costruzione di case con ambienti, insomma, innecessari e quindi vuote di gente che veramente le occupa. Secondo altri, invece, in collegamento soprattutto con il verso successivo, Dante si starebbe riferendo alle pratiche sessuali, perverse, non destinate alla riproduzione, perché infatti, dopo dice che non era ancora arrivato Sardanapalo, Sardanapalo era un re assirio.
del VII secolo avanti Cristo, famoso per le sue pratiche sessuali depravate, e che quindi aveva insegnato, come dice dopo, quello che si può fare in camera, quindi non era ancora arrivata una sessualità perversa, peccaminosa alle case. E al verso 109, non era vinto ancora Montemalo dal vostro uccellatoio, che come è vinto nel montar su, così sarà nel calo. Cioè ancora Montemario, il monte insomma più alto di Roma, non era stato sconfitto in altezza dal vostro uccellatoio, che era insomma la costruzione sul monte che prima si vedeva di Firenze venendo da Bologna, che adesso approfitta questo trisavolo di Dante per fare una brevissima profezia: come è vinto nel montar su, così sarà nel calo, cioè così come Montemario è sconfitto, cioè qui chiaramente. Diciamo Montemario e l'uccellatoio stanno metonimicamente indicando Roma e Firenze. Quindi Firenze non aveva ancora alzato così la testa da voler superare Roma, che così come l'ha superata, così la supererà nel cadere, nel tracollo. E questo probabilmente ha, diciamo, un risvolto simbolico dal punto di vista politico, perché come voi sapete, più volte Dante, anche nelle epistole, non solo nella commedia, si scaglia contro i suoi concittadini fiorentini perché non si sottomettono volontariamente per il loro bene alla giurisprudenza dell'impero, quindi non si sottomettono all'imperatore Arrigo VII che, insomma, avrebbe garantito, secondo Dante, le condizioni di pace, libertà e giustizia affinché tutta l'umanità fosse felice. E adesso al verso 112, quest'anima comincia a dare esempi di famiglie, insomma, mo nobili, molto importanti, che tuttavia avevano una vita semplice. Bellinciomberti vidio andar cinto di cuoio e d'osso e venir dallo specchio la donna sua sanza il viso dipinto. Cioè Bellinciomberti dei Ravignari era un cavaliere molto importante, il padre di Gualdrada, la buona Gualdrada di cui si parla nel sedicesimo dell'Inferno, come di una donna virtuosa, sempre legata a quella Firenze idealizzata precedente. Io lo vidi che aveva una cintura solo di cuoio d'osso, quindi senza metalli né pietre preziose, quindi una cosa semplice, sobria, e vidi la sua donna che tornava dallo specchio senza essersi truccata. E vidi quel dinerli e quel del vecchio esser contente alla pelle scoperta e le sue donne al fuso e al pennecchio, cioè queste antiche famiglie, il Nerli, il vecchio, che usavano, diciamo, si coprivano di cuoio senza fodera, cioè in un modo sobrio, non appariscente, e le loro donne contente al fuso e al pennecchio, cioè anche qui metonimicamente l'attività femminile tradizionale di cucire, di tessere, che poi vedremo tornerà in rapporto anche con le storie che raccontano le donne, qualche verso dopo. E infatti, a partire dal verso 117, la descrizione di Firenze si sofferma soprattutto nella tranquillità in cui vivevano le donne in quell'epoca. Verso 118, o fortunate, ciascuna era certa della sua sepoltura. E ancor nulla era per Francia nel letto diserta. O fortunate, ognuna sapeva dove sarebbe morta, cioè tutte sapevano che avrebbero avuto la loro sepoltura a Firenze, dove erano nate,
E nessuna era abbandonata nel letto per la Francia, che era diciamo, la destinazione più frequente per andare a fare commercio. Quindi questa è una chiara critica al mondo mercantilistico che ha diviso le famiglie, che ha fatto sì che le donne rimanessero da sole a casa senza sapere. E, tra l'altro, dove sarebbero finite se avessero dovuto poi, come a tante capitava invece all'epoca di Dante, di dover inseguire il marito in esilio. E ora al verso 121, questa immagine bellissima dell'armonia sobria e ordinata delle famiglie, al verso 121, l'una vegliava a studio della culla. E consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. Cioè una, chiaramente una donna giovane, vegliava, cioè vegliava, occupandosi della culla, dove chiaramente c'è un bimbo, e consolando, cioè cercando che il bambino smetta di piangere, usava il linguaggio che all'inizio della paternità i padri e le madri diverte, trastulla. Questa è un'osservazione molto bella da parte di Dante che, come sappiamo, biograficamente è stato ovviamente tanto attento, interessato alla lingua di tutte le classi sociali, di tutte le situazioni comunicative e che osserva appunto che sono i genitori quelli che in qualche modo si intrattengono parlando in questo modo puerile al bambino. E vedete come, nonostante Dante ora si stia soffermando sulle donne, molto accuratamente, visto che prima ha parlato del fatto che le donne non sarebbero state abbandonate nel letto per la Francia, adesso abbiamo il padre accanto, cioè vediamo una coppia giovane che si prende cura di un bambino che sta piangendo, parlando in un modo divertente con lui. Questa è un'immagine davvero di vita familiare armoniosa e pacifica, dove chiaramente niente del mondo circostante sta impedendo la felicità domestica. Verso 124, l'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia di Troiani, di Fiesole e di Roma. L'altra, probabilmente una donna più grande, perché evidentemente conosce la storia della città, traendo la rocca alla chioma, quindi la matassa, organizzando il tessuto, di nuovo torna questa attività femminile tradizionale del tessere. Favoleggiava, cioè raccontava favole che tuttavia sono vere, come ora vedremo dagli esempi, di Troiani, di Fiesole e di Roma, cioè dell'origine di Firenze, che diciamo, secondo la tradizione è stata fondata dai fiesolani superstiti dalla battaglia di Casilina e di Romani. Vi ricordate che anche queste due città apparivano nel canto quindicesimo dell'Inferno, quello in cui Brunetto Latini, per riferirsi alle lotte intestine tra guelfi bianchi e guelfi neri, aveva parlato dei fiesolani come quelli che hanno ancora del Monte del Macigno, cioè quelli che hanno ancora questa mancata educazione, perché sono i parvenù, quelli appena venuti appunto dal contado, e la semenza santa invece di Roma, di cui Dante sarebbe uno dei pochi eredi, vero? E Troia anche, insomma, è secondo la leggenda all'origine di Firenze. Per cui questo è importante come, diciamo, nella prima immagine della donna giovane che si prende cura del bambino piccolo nella culla, e questo invece che racconta dell'origine della città, sembra di essere depositato nelle donne questo ruolo di trasmissione della tradizione nelle nuove generazioni.
E al verso 127 continua il trisavolo di Dante: saria tenuta allor tal maraviglia una cianghella, un lapo salterello, qualor saria cincinnato e corniglia. Cioè, in quell'epoca, quando io vivevo, dice questo antenato di Dante, sarebbe stato oggetto di sorpresa, di meraviglia, una cianghella, un lapo salterello che stanno qui per impersonare appunto l'immoralità. Cianghella era una sorta di prostituta e Lapo Sartorello era un compagno di Dante nel priorato di Firenze, che tradì la sua parte, che quindi chiaramente rappresenta la grande, il tradimento dei pervenuti. Sarebbero stati oggetti di stupore, come ora sarebbero cincinnato questo console romano di cui si parla nel sesto del Purgatorio. Vi ricordate che dopo aver esaurito la sua carica era tornato a lavorare la terra, per indicare l'onestà di quello che, anziché arricchirsi, aveva svolto per il bene comune il suo compito e poi l'aveva lasciato onestamente. E Corniglia, la madre dei Gracchi, no, che in qualche modo sta avvicinando, Cincinnato e Corniglia, la virtù della Roma repubblicana alla Firenze antica, insomma, precedente la vita mercantilistica che invece è toccata vivere a Dante. E qui al verso 130 ci avviciniamo finalmente alla presentazione che Dante aveva chiesto, e guardate in che bel modo lo si dice: a così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, Maria mi die, chiamati in alte grida. E nell'antico nostro battisteo insieme fui cristiano e cacciaguida. Allora, in questa vita riposata, bella di cittadini che si accordano tra di loro, a questa cittadinanza così degna di fiducia, così affidabile, a così dolce ostello. Vi ricordate che la parola ostello era capitata appunto sempre nel sesto del Purgatorio, quando in questa invettiva del Dante poeta contro l'Italia aveva esclamato: ai serva Italia di dolore ostello, no? E quindi vedete il contrasto tra l'Italia di Dante e la Firenze di Cacciaguida. Allora, in questo vivere così ordinato, così sobrio e virtuoso, Maria mi die chiamata in alte grida, cioè invece di dire nacqui, Cacciaguida dice che Maria lo inviò al mondo, quindi sta in qualche modo connotando di sacra la propria nascita, ed è Maria, la Vergine Maria, che lo fa nascere, chiamata nelle grida del pianto, insomma, della madre biologica. Infatti, secondo i commentatori antichi, era un'abitudine delle donne, quando partorivano, invocare Maria nel parto. E Cacciaguida dice finalmente il suo nome dopo essersi riferito alla sua condizione di cristiano nel battesimo, nell'antico nostro battisteo. Vi ricordate, il battistero di Firenze era stato ricordato da Dante nel diciannovesimo dell'Inferno, quando ricorda di aver rotto un fonte battesimale per salvare qualcuno. E sarà ricordato tra alcuni canti col desiderio di essere coronato lì nel battistero, dopo aver scritto il suo poema sacro. Quindi è una parte molto significativa di Firenze, che rappresenta la purezza che
può esserci ancora nonostante la corruzione, quel luogo nel quale si entra alla fede, vero? Allora, nell'antico nostro battisteo, insieme fui cristiano e cacciaguida. Di cacciaguida, appunto, sappiamo solo quello che si dice qua, e cioè che è stato... Le date non coincidono del tutto con quello che Dante ci dice sul figlio di cacciaguida che è stato più di 100 anni. Comunque, questo non ci interessa molto. Quello che sì sappiamo è che era stato crociato e che era morto in Terra Santa, che è effettivamente quello che adesso lui racconterà di sé. Quindi Dante avrà preso queste notizie di famiglia per costruire questo suo trisavolo come protagonista di questo importantissimo episodio che, come vi ho detto più volte, durerà ancora altri 2 canti. E adesso al verso 136, Moronto fu mio frate d'Eliseo, cioè io ebbi 2 fratelli, Moronto ed Eliseo, mia donna venne a me di Val di Pado, cioè della Valle del Po, e quindi il soprannome tuo Sifeo, cioè si fece il soprannome Alighieri preso da mia moglie, dice Cacciaguida. Poi seguitai lo imperador Currado, ed el mi cinse della sua milizia, tanto per bene offrarmi venne in grado. Cioè Corrado III di Svevia, che andò in Italia nel 1128, ed è possibile insomma che si conoscessero lì, e infatti è quello che bandì la seconda crociata, e qui quello che Cacciaguida dice è che lui lo armò cavaliere perché per le sue buone opere gli piacque. Quindi questo è interessante, no? Perché ci sono alcuni studiosi che in questo episodio di Cacciaguida vedono in Dante la volontà di inventarsi una sorta di nobiltà del sangue che implicherebbe un cambiamento di prospettiva rispetto al Dante, insomma, stilnovistico, che credeva ancora nella nobiltà dell'animo. E invece qui è molto chiaro questo, cioè questo stesso segno di nobiltà sociale, perché il cavaliere chiaramente doveva appartenere a una famiglia tradizionale per essere un crociato, in questo caso è legato esplicitamente nel verso 141 alle buone opere, quindi non alla nobiltà del sangue direttamente. Ma avremo modo di parlare di questo aspetto la settimana prossima, perché all'inizio del canto sedicesimo Dante confesserà di aver provato nei confronti di Cacciaguida questo orgoglio del sangue che gli verrà rimproverato tacitamente da Beatrice, come leggeremo. Allora, al verso 142... Dietro gli andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa per colpa di pastor vostra giustizia. Cioè lo inseguì nelle crociate dietro alla nequizia dei musulmani, della legge il cui popolo, i musulmani, usurpa i diritti della cristianità per colpa dei pastori. Questo è uno dei più momenti in cui Dante rimprovera a Bonifacio VIII, al Papa dell'epoca, il fatto di non bandire crociate. L'avevamo già letto, vi ricordate, nel 27° dell'Inferno, quando Guido da Montefeltro, nel raccontare il suo incontro nel convento con Bonifacio, aveva detto che gli aveva chiesto questo consiglio fraudulento per sconfiggere altri cristiani, diceva che nessuno di loro era musulmano, né era andato ad Acri, insomma c'era questa polemica nei confronti del papato che, anziché occuparsi di riconquistare la Terra Santa, si occupava di lotte per i territori italiani. Allora, al verso 145, quivi fui io da quella gente turpa di sviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt'anime deturpa, e venni dal martiro a questa pace.
cioè lì, cioè nella crociata, io fui ammazzato, ma come lo dice è molto interessante perché dice fui disviluppato dal mondo fallace, quindi liberato dal mondo fallace. Dico che è interessante perché lui, a differenza di Dante, nacque in un mondo che ha descritto come bello, ordinato, dolce, pacifico, sobrio, no? E tuttavia, ora che è in paradiso, si rende conto che anche quel soggiorno in terra, così felice, è comunque fallace. La vera pace, invece, è in paradiso, come dice subito dopo. Vedete che nel verso 147, lo cui amor mortal in me deturpe, è in qualche modo una ripresa molto veloce dell'inizio del canto, dove si parlava della cupidità che fa nell'iniqua, vi ricordate? Quindi c'è questo contrasto chiaramente legato al contrasto implicito tra la Firenze di Dante e quella di Cacciaguida. La Firenze di Dante è chiaramente quella deturpata dall'amore delle cose materiali, fallaci. E l'ultimo verso, venni dal martirio a questa pace, ricorda precisamente il modo in cui nel decimo canto del Paradiso Tommaso aveva presentato l'anima di Boezio nella prima corona degli spiriti saggi. E questo è interessante perché Boezio lì era presentato appunto come colui che insegna a distinguere tra il mondo fallace e la vera vita, che è la vita eterna. Quindi, evidentemente questa identità lessicale tende a sottolineare che anche in un mondo il più possibile felice, come quello dove è capitato a Cacciaguida di vivere, in confronto con la pace del paradiso, è comunque il mondo fallace, analogo a quello terribile che ha martirizzato Boezio, che era stato ingiustamente, vi ricordate, accusato di tradimento e quindi, insomma, incarcerato. Quindi tutte queste differenze che il canto stabilisce tra un mondo virtuoso e un mondo peccaminoso come quello di Dante, in qualche modo diciamo, diventano vani in confronto con la pace del paradiso che rende comunque fallace un qualsiasi mondo dei vivi. Vediamo se avete qualche domanda. Grazie. Bel canto, vero? Lo rileggiamo allora. Claudia, Sì, scusa, prego. allora Cacciaguida, nonostante lui si sente compiaciuto della famiglia nobile, nonostante sia fallace, vero? È compiaciuto della sua famiglia nobile? Beh, Non so, mi sembra di aver capito quello o no. no, io, cioè, quello che io ho voluto dire almeno è che Dante, e Dante scrittore, cui alcuni studiosi attribuiscono un cambiamento d'ottica politica durante l'esilio, secondo cui sarebbe diventato sempre più pronobile e meno proborghese, è una cosa che io ho cercato di in qualche modo mettere in dubbio, appunto a proposito questo sintagma del verso 141 per bene ovrar, perché Cacciaguida non si riferisce alla sua nobiltà in nessun momento. La sola cosa che dice che potrebbe permetterci di assimilarlo alla nobiltà, diciamo, cittadina, è il fatto di essere stato armato cavaliere. Ma proprio quando si riferisce a questo, dice che Corrado l'ha armato cavaliere per il suo bene ovrar, e quindi in qualche modo mitiga la possibile attribuzione di una nobiltà del sangue di cui Dante qui si sta vantando. Grazie Claudia, grazie. Prego, prego. Qualche altro dubbio?
No? Bene, allora lo rileggiamo. Benigna volontade in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua, silenzio puose a quella dolce lira e fece quietar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. Come saranno aggiusti i preghi sorde quelle sostanze che per darmi voglia ch'io le pregassi a tacer fur concorde? Bene è che senza termine si doglia chi per amor di cosa che non duri eternalmente quell'amor si spoglia. Quale per gli seren tranquilli e puri discorre ad ora ad ora subito foco, muovendo gli occhi che stavan sicuri e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte onde s'accende nulla sen perde ed esso dura poco, tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce forse un astro della costellazione che lì risplende. Ne si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse che parve foco dietro ad alabastro. Si pia l'ombra d'anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s'accorse. O sanguis meus, o superinfusa grazia Dei, sic ut tibi cui bisum pancelli janua reclusa. Così quel lume, ond'io m'attesi a lui, poscia rivolse alla mia donna il viso e quindi stupefatto fui, che dentro agli occhi suoi ardevo un riso tal ch'io pensai con miei toccar lo fondo della mia gloria, del mio paradiso. Indi a udire a veder giocondo giunse lo spirito al suo principio cose ch'io non lo intesi, si parlò profondo. Né per elezion mi si nascose, ma per necessità che il suo concetto al segno di mortal si soprappuose. E quando l'arco dell'ardente affetto fu sì sfogato che il parlar discesi in ver lo segno del nostro intelletto, la prima cosa che per me si intese, benedetto sia tu, fu trino e uno, che nel mio seme sei tanto cortese. E seguì, grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume, non si muta mai bianco né bruno, solvuto hai figlio dentro a questo lume in ch'io ti parlo, mercé di colei che all'alto volo ti vestì le piume. Tu credi che a me tuo pensier mei da quel che primo, così come raia da lun se si conosce il 5 e il 6. Però ch'io mi sia per ch'io paia più gaudioso a te, non mi dimandi che alcuno altro in questa turba gaia. Tu credi il vero che i minori grandi di questa vita miran nello speglio in che prima che pensi il pensier pandi? Ma perché il sacro amore in ch'io veglio con perpetua viste che m'asseta di dolce disiar s'adempia meglio, la voce tua sicura, balda e lieta, suoni la volontà, suoni il disio, a che la mia risposta è già decreta. Io mi volsi a Beatrice, quello udio pria ch'io parlassi, e arisemi un cenno che fece crescer l'ali al voler mio. Poi cominciai così, l'affetto il senno, come la prima qualità v'apparse, d'un peso e per ciascun di voi si fenno. Però che il sol che v'allumò e arse, col caldo e con la luce, è sì uguali, che tutte simiglianze sono scarse. Ma voglio argomento nei mortali, per la cagion che a voi è manifesta, diversamente son pennuti in ali. Ond'io, che son mortal, mi sento in questa disaguaglianza e però non ringrazio se non col cuore alla paterna festa. Ben supplico io a te, vivo Tovazio, che questa gioia preziosa ingemmi, perché mi facci del tuo nome sazio. O fronda mia, anch'io che un piacemmi pur aspettando, io fui la tua radice, o dal principio rispondendo femmi. Poscia mi disse,
quella da cui si dice tua coniazione, che cent'anni e più è girato al monte nella prima cornice, mio figlio fu e tuo bisavo il fue. Ben si convien che la lunga fatica tu gli raccorci con l'opere tue. Fiorenza dentro dalla cerchia antica, ond'ella toglie ancora terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a vedere più che la persona. Non faceva nascendo ancor paura la figlia al padre, che il tempo e la dote non fuggen quinci e quindi la misura. Non avea case di famiglia vote, non era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si puote. Non era vinto ancora Montemalo dal vostro uccellatoio, che com'è vinto nel montar su, così sarà nel calo. Bellincion Berti vidio andar cinto di cuoio e d'osso e venir dallo specchio la donna sua senza il viso dipinto. E vidi quel di Nerle e quel del vecchio esser contenti alla pelle scoperta e le sue donne al fuso e al pennecchio. O fortunate! Ciascuna era certa della sua sepoltura e ancor nulla era per Francia nel letto diserta. L'una vegliava studio della culla e consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. L'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia di Troiani, di Fiesole, di Roma. Saria tenuta allor tal maraviglia, una cianghella, un lappo saltarello, qualor saria cincinnato e corniglia. A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, Maria mi die, chiamata in alte grida. E nell'antico nostro battisteo, insieme fui cristiano e cacciaguida. Uronto fu mio frate d'Eliseo. Mia donna venne a me di Val di Pado e quindi il soprannome tuo si feo. Poi seguitai l'imperador Currato ed el mi cinse della sua milizia tanto per bene ovrar mi venne in grado. Dietro gli andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa per colpa di pastor vostra giustizia. Qui vi fu io da quella gente turpa, disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt'anime deturpa, e venni dal martiro a questa pace. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.